che ti mostreremo tra poco è il caso di Aika. Aika è un cane estremamente timido e pauroso, viene dal canile, è stata adottata da adulta e ha un grande buco dietro le spalle che la rende un cane molto dolce di casa, di ottima compagnia per loro e per l'altro cane, Matti, però conserva grandi paure nei confronti di quasi tutto, no Paola, alla fine. Ad esempio, affrontare gli esercizi che abbiamo appena visto con Matli e con i miei cani per lei è estremamente difficile. Il fatto è che so perfettamente che probabilmente anche tu hai un cane simile. Se il tuo cane fa fatica a salire in macchina, potrebbe essere che ha paura dell'oggetto macchina, perché ha paura in generale, è uno di quei cani iper timidi e paurosi. Per loro il lavoro che abbiamo fatto è, da un certo punto di vista, esattamente quello che abbiamo fatto per gli altri, ma super dilatato. Praticamente tu devi pensare di avere tempi molto più lunghi e lavorare molto più sul piccolo, come se lavorassi con la lente ingrandimento. Ora vedrai che andiamo a spezzare gli esercizi in parti molto molto più piccole e i risultati che otterremo saranno estremamente più lenti. Infatti, noi qui per esigenze tecniche ora abbiamo solo qualche minuto e riusciamo a farti vedere solo come si inizia e vedrai che lei non riuscirà a finire a terminare l'esercizio. Perché? Perché probabilmente ci vorrà qualche mese. Con Paola ne abbiamo già parlato, il suo compito adesso sarà continuare ad andare avanti con gli esercizi che vedrai tra poco e magari tra qualche mese vedremo com'è andata. Ok? Tutto questo per dire non demoralizzarti, hai un cane che ha paura di tutto, nessun problema, due chiavi. La prima, lavorare sul piccolo, sui micro step che ti portano là dove vuoi arrivare, e due, pensare di avere tempi molto lunghi, quindi fare tutto con estrema pazienza. Detto questo, ti basterà respirare profondamente, avere appunto pazienza e avere comunque fiducia nel cane, che un pezzo alla volta vedrai che arriverà comunque dove lo stai portando. Bene, e adesso vediamo il lavoro con Aika. Dagli un premio già lì. Ok, tanto premiala perché sta vicino al salto. Questo in realtà non è diverso dalla pratica dell'allegria che si farà poi per il baule, no? Quindi quando il cane ha paura della macchina e noi per farla avvicinare alla macchina all'inizio ci mettiamo vicino alla distanza critica e cerchiamo di rendere positiva la vicinanza con l'oggetto pericoloso per il cane, che in questo caso in realtà è il salto. Molto bene. Riesci ad appoggiare un cibetto per terra, Paola? Ok, tu rimani fermo immobile. Rimettiglielo per terra, ma appena avanti a te. E aspettala. Lo metti lì e aspetti solo, lei sceglie cosa fare, lei sceglie se avvicinarsi o no. Quello di appoggiare il cibo per terra è sempre perché dà più sicurezza al cane, perché una volta che una cosa è per terra, quindi nessuno di lì glielo toglie. E se noi rimaniamo fermi non siamo una minaccia. Vuol dire che adesso, appena ti sei mossa, nonostante abbia estrema confidenza per ovvie ragioni con te, si muove anche lei. Dale pure il suo tempo, non cerchiamo di mettere fretta al cane e guardiamo cosa decide lei di fare. Se lo prende, quando lo prende, le dici che è molto bella, molto brava, e andate via dal salto. E via, vi allontanate da quell'oggetto brutto, pericoloso. Via, 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 via. Ok, puoi fare le coccole lì. In questo caso il premio principale per il cane è che lei ha affrontato il problema e quindi tu l'hai portata via dal problema. Arriva fino al punto di prima. Quando sei arrivata al punto di prima, di nuovo torni verso il muro.
via. Già questa volta farla avvicinare è stato un po' più semplice. Guarda, guarda e basta, io non faccio niente. Sei pronta? Guarda. Guarda. Lì. Me ne vado e voglio vedere se lei ci va. Se no ci va tuo fratello, beh. Valuta tu. Vai tu là, Paola, così gli fai vedere che è ancora in sicurezza. Rimani solo lì vicino, anche giusto per dirle che va tutto bene. E basta, adesso lasciala pur... Lasciala fare, lasciala cercare. Secondo me lei sa che c'è roba. Adesso lasciala 2 secondi da sola, nel senso del... Guardiamo cosa fa. Ok, si è persa, quindi ne butti di nuovo. Uno vicino al salto e uno appena dall'altra parte. Una parte opposta, in modo che lo veda e basta. E adesso stop, guardiamo cosa fa. È più probabile che faccia il giro della sedia e lo vada a mangiare di là, eh. Brava, tata. Così che si fa, si dice esattamente, si fa esattamente quello che ti viene detto. Guarda. Spostati di un passo verso il muro. In questo cane serve molto spazio vitale. Visto che ci sei adesso, buttagliene uno davanti al naso come idea, cioè quindi dalla tua parte. Non mi aspetto che salti, però giusto per farle prendere confidenza col salto in sé. È stato troppo, è stato difficilissimo. Sai cosa facciamo anche con lei? Tira giù le due scope, in modo che siano per terra. E il suo primo passo sarà passare sulla linea. Ovvio che Aika è un caso particolare di cane particolarmente timido. Però ci sono anche loro. Tata. Vieni, tata. Ci si vuole semplicemente un po' più di tempo e pazienza. E riprendi esattamente da dove eri, quindi cibetto, cibetto, cibetto. Finché ne ha. Quando il cane è stanco si interrompe. In assoluto la cosa migliore sarebbe fare questi esercizi per 5 minuti, poi basta, giorno dopo altri 5 minuti, poi basta, in modo da farla familiarizzare proprio, abituare gli oggetti e basta, senza chiederle di più. Abbiamo trovato un cibetto disperso. Guarda se riesci a mettergliene uno sulla seggina delle scope. L'appoggi proprio di sopra e la lasci guardare. Ha paura che di essere forzata a fare qualcosa. Visto che lei è un canile, magari, senza sapere, e nella sua vita precedente è stata forzata a far cose e quindi lei ha paura che i movimenti nascondano la fregatura. Difficile, eh? Oh, mamma mia, che vita difficile, difficile. E buttala l'altro al di là. Guardiamo cosa fa. Il silenzio in questo caso aiuta, per cui non stiamo parlando per quello, perché così diamo spazio al cane per pensare, per prendersi i suoi tempi,
per non essere distratto o spaventato da qualcosa. Aspettiamo un altro minuto. Se si muove bene, se non si muove, vuol dire che per adesso siamo a bolla. Esatto. Se anche tu hai un cane come Aika, che quindi è così timido, avrà bisogno di molti giorni di lavoro, ma non demordere, pian piano, un pezzo alla volta, parti, ad esempio come in questo caso, fallo passare prima, forse ancora meglio su una scopa sola, poi su due scope, poi ne si alza solo una, si richiede al cane di passare nella parte più bassa e poi se ne alzano due, cioè è un lavoro molto molto graduale, come se tu dovessi smontare tutto in piccoli fotogrammi e lavorare sui singoli fotogrammi, un pezzo alla volta, senza mettere pressione al cane, rispettando i suoi tempi. Se tu fai tutto questo, quindi lavorare sul piccolo, rispettare i tempi e dare tempo al cane di affrontare le proprie paure, alla fine vedrai che riuscirai a fare l'esercizio anche tu senza grossi problemi. Allora, questa volta dobbiamo farla familiarizzare con un oggetto ancora più grosso di quello prima. Per cui io ti direi, mettine in vista alcuni sulla rampa, che non prenderà probabilmente, ma giusto per dire, ti faccio vedere che c'è della roba. Aika, vieni, tata. Tequila. Poggia il tipo anche solo lì dall'angolo, esatto. Stop. E aspetta un attimo, vediamo cosa fa. Dice fa niente. Ma come fa niente, Aika? Vai che è buonissimo. Prova ad alzarti e spostarti di là. Aika. Poggia lì e vai di là un attimo, togliti e guardiamo cosa fa lei. Questa è la roba del fare delle prove per vedere come risponde il cane, è fondamentale. Non più. Allora, ma Paola, visto che c'hai anche Matli, secondo te la Kiki prende più fiducia, se va lui a mangiare là, ci viene anche lei. Allora prova a portarci tutti e due. Guardiamo se l'altro cane gli dà Vieni, sicurezza. Matti. Aika. Ok, quelli messi per Laika sono già tutti andati. Non si salva niente. Vieni, Aika. Ma non si avvicina più di quel tanto. Ah, eccola, ok. Prova a gettarne un paio per terra per lui, così annusa. Lo distrai un secondo. E ne dai una lei a mano anche così, guarda, giusto per il fatto di essere vicina per adesso. Ma la giù il guinzaglio un secondo, tieni un cibetto in mano da tutte e due le parti, così uno lo dai a lui e l'altro lo tieni per lei. Oddio, santo che paurona, mi sono avvicinata troppo. Distraerlo meglio. Taglielo pure in mano anche, vai a Laika se vuoi. Ah, grandissimo, l'ha preso! Super, fai uguale. Come sempre, ci servono una marea e mezzo di cibetti. Quindi la mattina non gli date da mangiare, mangeranno così. O la sera, insomma, a seconda di quando avete il tempo di fare gli esercizi. Bravissimi! Dai, dai, buono, continua così, guardiamo cosa fa, se si muove. Fatica, fatica e quindi me ne vado. Quello di Matley è più semplice, glielo stai dando a gratis. Adesso sta passando qualcuno ed è distratta. Prova a spostarti dall'altra parte con Matley. E chiama Aika. Poggiane una al centro, si vede qualcosa, non si vede niente. Paola, prova ad andare dall'altra parte dell'asse. Ok, mi sa che Matley dobbiamo tenerlo. Molto bene, superissima tata. Non ti la gettagliene pure lì sopra. Ok,
Guardiamo fin dove se la sente di andare. Oh. Però passo avanti enorme, abbiamo messo sulla zampetta, adesso la roba si è mossa, ci rimetteremo altri 4 anni per farla andare su. Cosa buona da notare in questa scena è quanto Paola in realtà sia un buon conduttore, nel senso che sta lì, dà l'opportunità al cane senza far casino, senza dirle Aika, vieni, 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 dai, 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 bi, bu, ba, e tutte le cose che normalmente uno si inventa per spronare il cane. Ci sono cani che è buono spronare, altri a cui bisogna dare il tempo. Se il tuo è un cane timido, spesso ha bisogno di tempo. E quindi movimenti lenti, poca roba, poco casino, aiutano molto di più, così come anche ogni tanto l'alzarsi. Adesso vediamo cosa fa la nostra Ichetta. Fare niente. Lavorare con questi cani è un ottimo esercizio zen, nel senso che ti aiutano a coltivare la tua pazienza. Prendetela come momento di relax. Prova a avvicinarti, chiamala e poi cambiamo roba perché lei ha già fatto il suo, prima si è mosso e quindi ha perso 1.000 punti. Ributtaglielo pur fuori, una volta e basta però. Bene, tata. Dai che ce la fai, tatina. Oh, ma quello è enorme! È il jackpot! Nel jackpot lo si prende, sì. L'ultimo e poi stop per lei oggi, ci fermiamo qui. Prova a richiamarla l'ultima volta, a darglielo lì semi-semplice e poi veramente abbiamo fatto. Uno appena appena sul bordo, giusto per dare comunque nota. Connotazione positiva, diciamo, a questo asse. Brava tata! E stop. Andare avanti troppo tempo per loro è pesante perché comunque è come se fosse un muscolo, no? La forza di volontà, se tu l'eserciti troppo non ce la fanno veramente più. Quindi poco fatto bene e ricordo positivo alla fine. Voglio farvi vedere un'ultima possibilità però. Paola, hai il guinzaglio della Aika? Metto il guinzaglio. Sì, metti il guinzaglio all'Aika. So perfettamente che qualcuno sarà tentato di dire ok, la metto al guinzaglio e la porto sopra e facciamo prima. L'ideale sarebbe da fare il cane, tutto col cane libero perché così diamo il tempo al cane di fare le cose con i suoi tempi, ma se ci vuoi provare va bene, guardiamo come. Adesso, stessa cosa di prima in realtà, l'unica cosa è che non le diamo la possibilità di andare troppo in là. Adesso stiamo facendo in realtà una cosa un po' in più. Come ti dicevo poc'anzi, era buona cosa finire lì questa sessione di lavoro. Adesso, per questioni di mostrarti il tipo di lavoro, stiamo forzando la Kiki un po' più di quanto dovrebbe. Per cui vediamo adesso se collabora o non collabora. Adesso veniamo a prendere anche Matti. Aspetta che guardo se riesco a distrarlo. Brava, gettagli 2 o 3 cibetti di là, così lui si perde un po' a cercare. Ti do una mano, gliene getto un po' anch'io. Prova ad alzarti e andare in mezzo alle 2 ruote come idea. Ok, e lei è costretta lì. Poggialo giù e poggiane un altro dalla parte opposta della tua asse. Fatti indietro il più possibile senza però tirarla. Avere il guinzaglio non vi dà il diritto di tirare il cane. È solo un mezzo comunicativo in più. Se lei si mette lì, vieni dall'altra parte. Lei viene di qua, dall'altra parte.
Richiedile di venire sul primo boccone. Matti, Matti, vieni, Matti, vieni, Matti, 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 Matti. Bravissimo, aspetta, tru, cerca qua. Ok, in questo momento Laika non ce la fa perché per lei è troppo, quindi la sleghiamo e ti faccio vedere invece una cosa che può sembrare buffa, ma serve per darti l'idea. Rimani pure lì Paola. Dammi il guinzaglio dall'altra parte, tieni una parte tu. Bene, ti presento cane Paola. Ok? Facciamo finta che cane Paola sia Aika in questo caso, che è la nostra Aika di turno, quindi cane timido, eccetera. Cosa faccio io? Faccio in modo che il mio cane arrivi qua di fronte. Grazie. Dopodiché, fermati pure, perché tu cane Aika pauroso non passeresti, posso mettermi dalla parte opposta e invitarti leggermente a venire oltre, ma con questa pressione, vedi che io in realtà non sto tirando. Guarda la mia mano, la vedi? Quando mi muovo è questo, io non prendo, io non tiro, non è questo e porto il cane, ma è il cane lì e io semplicemente, rimani pur fermo un secondo, e io invito, la pressione è molto molto lenta, ti invito a farlo a casa così lo senti. In modo che io non obbligo il cane a venire, cioè se Paola volesse rimanere ferma, io non ho alcun potere di spostarla così. Faccio questo e invece la sposto. È semplicemente un prova a venire oltre. Se viene, bravo premio, me ne vado come abbiamo fatto per tutto il resto. Grazie cane Paola. Premietto. Premietto, scusami. Ok, prossimo capitolo.